Amoi, allenatore della squadra allievi del Sigma, reduce dalla sconfitta nelle finali di oggi sabato, nella giornata finale. Diciamo un consuntivo su questo torneo. Allora, innanzitutto è un ottimo torneo perché raccoglie diciamo, le migliori squadre più o meno dell'isola, quindi è un'occasione ottima di confronto, dato che in Sardegna comunque siamo un'isola, chiaramente abbiamo la possibilità di confrontarci con le squadre più forti come succede nel continente, e questa è un'occasione buona che raccoglie un po' le migliori squadre di tutti i gironi. Ed è una crescita per i nostri ragazzi, quindi è un ottimo torneo, ci si è divertiti. È stato un po' faticoso per noi perché abbiamo giocato quattro partite in un giorno e quindi abbiamo pagato nelle finali questa stanchezza, insomma, che si è accumulata stamattina. Poi giocare a 40 gradi quasi all'ombra non è certo facile. Comunque un ottimo torneo e sono occasioni buone. San Luri lo organizza a fine anno, noi lo facciamo a dicembre, un torneo simile dove appunto partecipano le migliori squadre dell'isola. Sono occasioni che non possiamo perdere per migliorare i nostri ragazzi con questi confronti. Certo. Quali sono diciamo, le prospettive della vostra società a livello giovanile per i prossimi mesi, anni? Allora, come ogni anno noi curiamo solo il settore giovanile e il nostro obiettivo è quello, no, innanzitutto di far crescere i ragazzi sul piano sociale, togliendoli dalla strada e cercando di dargli anche dei valori positivi, poi farli crescere calcisticamente e chiaramente una volta che finiscono le rivalità noi permettergli anche di giocare, se i ragazzi sono bravi, appunto nei livelli grossi Secondo delle categorie regionali, appunto sarde, qualcuno anche fuori perché abbiamo diversi ragazzi che sono sotto osservazione anche di squadre di fuori, professionistiche, quindi per me questo è un orgoglio. Questi sono i nostri obiettivi ogni anno, insomma. Certo. Ok. Grazie, in bocca al lupo per il proseguo e tante belle cose. Grazie a voi, Grazie a voi, arrivederci. arrivederci.